Si va va. Bring the action. Ancora una volta, meravigliosamente, di dietro qua. Bring the action. Ogni volta un pugno al cuore, ogni volta che parte sta canzone. Carlo Lazzotti, direttore di TS del Domani dello Sport, è in collegamento con noi. Carlo, buongiorno. Buongiorno caro Flavio, un saluto a tutti gli ascoltatori. Pugno al cuore perché di spettacolo ne vedremo tanto ancora stasera a Barcellona, sì. Però il fatto di non vedere la Roma, insomma, per quanto mi riguarda e ci ancora riguarda. Ancora un paio d'anni dovremo accontentarci di non vederla. Sì. Sono tantissimi i temi che dobbiamo trattare oggi. Partiamo però ovviamente dalla gara di questa sera, da Barcellona-Milan, per quanto riguarda le quote. Quote poi ti chiederò anche sul Papa. Io sto monitorando i siti inglesi, c'è stato un break di scuola, perché quello che si dice è che nelle prime votazioni potrebbe esserci proprio la fumata bianca per lui. Qualora dovesse protrarsi il conclave, quindi qualora non si dovesse arrivare ad una soluzione in tempi brevi, eccolo lì che gli altri candidati, Scherer in testa, Turkson in seconda posizione, potrebbero poi risultare vincitori. Di tutto questo parleremo, ma partiamo dalla gara di questa sera. Fatevi sotto, è l'apertura della Gazzetta dello Sport. Il Milan per il passaggio del turno, secondo tutti i bookmakers, è favorito. Quindi il Barcellona, sì, per il passaggio del turno. Addirittura anche con quote abbastanza... 1,70-2,05 più o meno, ma la media. Quindi c'è comunque una rottura a favore, appunto, appannaggio del Milan. Per quanto riguarda invece la singola partita, però, questo è strano, l'1 viene dato per scontato. Beh, l'1 che sia scontato io credo non sia davvero in dubbio, anche se poi il Barcellona nelle ultime partite ha un po' frenato nella Liga, ma è normale che poi debba tirare il fiato. Tra l'altro una squadra che viene gestita in videoconferenza oltreoceano da Tito Villanova, che è bloccato a New York, insomma, dalle cure, sì, che lo terranno lì ancora per un paio di mesi. Cioè, di fatto, la terza anima dopo Guardiola, dopo Villanova. Sì, ecco, tra l'altro le telecamere lo hanno immortalato in un evento di NBA proprio a New York, purtroppo un po' scavato in volto, non sta ancora particolarmente bene, quindi è evidente che è un momento anche duro per lui, perché la radioterapia e la chemioterapia sono sempre... Certo. Dei colpi devastanti all'organismo. Ha pesato questa cosa qua, secondo te? Io pesa, sì, pesa. Perché poi il presidente Sandro Rosella ha tessuto proprio le lodi di Jordi Roura, che di fatto è l'Andreazzoli del Barcellona, no? Era il tecnico a disposizione che si è trovato addirittura il terzo ai tempi di Guardiola, si è trovato improvvisamente con questa patata bollente della prima squadra da gestire. Mm-hmm. Però è evidente che c'è comunque una situazione un po' di disagio da parte dell'organico, e l'importante è che loro abbiano preso tanti punti di vantaggio nella Liga. Questo non vuol dire però che poi ti può aiutare in Champions, perché in Champions si tratta di consumare in 90 minuti un impegno che invece avrebbe bisogno di un tecnico sulla panchina, magari con estro, con fantasia, con inventiva, che magari che ha la scintilla vincente e in un istante decide di mettere in campo un giocatore piuttosto che un altro. Sì, come abbiamo visto non saper fare all'andata, per esempio. O come faceva Guardiola, sì, anche perché ogni tanto tiriamo fuori dal cilindro determinate scelte che potevano sembrare un po' strane, ma poi ti facevano vincere la partita. Io credo che il Milan sia favorito per il semplice fatto che deve andare al Camp Nou con una sola missione: non pensare a punteggio, ma deve fare un gol. Se fa un gol, la partita è finita, perché Barcellona 4 al Milan non credo. Io invece non sono d'accordo su questo qua. Secondo me il pericolo è proprio quello. Guarda, ti dico che in questo momento il Barça c'ha questa situazione particolare: se non segna Messi, non segna nessuno. Ed è una situazione tattica. Innanzitutto ricordiamo che Xavi è infortunato e riprenderà proprio da questa partita, però le sue condizioni ancora sono un'incognita. Quindi... Sì, è stato recuperato, come si dice, per la partita. Non gioca da 3 settimane, quindi comunque sia, è fermo. Fabregas è forse nella stagione peggiore in assoluto degli ultimi 4 anni tra Arsenal e Barcellona. Iniesta paga il fatto di non avere Xavi accanto, e quindi deve cantare e portare la croce praticamente da solo. Sì. Il centrocampo quindi si trova in una situazione un po' di sofferenza, e non è più il solito gioco del Barça. Davanti Pedro, che non ha mai segnato con medie straordinarie, rimane comunque un giocatore abbastanza modesto se uno pensa ai canoni di un tempo, quando c'erano ad esempio Eto'o accanto a Messi. Non credi all'ipotesi Villa? Villa ci credo, però anche Villa è in una stagione disgraziata. Villa viene da un infortunio grave inizio stagione, si è ripreso, le voci di mercato ormai lo danno in Inghilterra, lontano dal Barça. Non è molto contento, tra l'altro lui non è catalano, quindi non è molto contento di come sono andate determinate cose, si sente una sorta di corpo estraneo, una squadra che
per 10 undicesimi spesse volte scende in campo con elementi della Masia, e il cui unico elemento esterno di disturbo, se vogliamo, è Dani Alves o David Villa, io credo non sia facile per uno spagnolo poi entrare proprio in una dinamica di questo genere. Ricordiamo che i giocatori del Barça, quasi tutti, in campo si parlano in catalano. E per quanto Villa possa aver imparato un po' di ovviamente catalano dovendo vivere a Barcellona, eccetera, io credo che sia sempre un po' difficile poi per un non catalano inserirsi in questo discorso, tanto più se rimani fuori per infortunio, tanto più se non sei un giovane che proviene proprio da quell'esperienza di vivaio. E quindi credo che il Barça abbia necessità di negli anni prossimi di rinfoltire la rosa e di recuperare qualche ruolo che invece è stato lasciato un po' così negli ultimi anni. Penso ad esempio a quello di Alexis Sanchez, che è stato un acquisto sicuramente non del tutto azzeccato, perché l'ex Udinese non ha reso quanto e questo è vero pensava. E questo è vero, la rosa del Barcellona però per quanto riguarda l'età media non è vecchissima. No, assolutamente no. C'è Xavi che ha 33 anni, c'è Puyol che dovrà verosimilmente, insomma, nel giro di poco tempo anche lui smettere e non è più ai livelli, insomma, al quali siamo ci ha abituati anche per via dei tantissimi infortuni che nelle ultime stagioni lo hanno accompagnato. C'è Valdés che non sarà con tutta probabilità il portiere del Barcellona l'anno prossimo. Per quanto riguarda il resto, Iniesta per capirci è un 84, è vero che è usurato dalle tantissime partite che gioca da tanti anni, però insomma sono 3-4. Io credo che del Barcellona sentiremo ancora parlare per tanto e tanto tempo. Su quello non c'è dubbio. Io non sono convinto che sarà Tito Villanova l'allenatore della prossima stagione, lo dicevo già un anno e mezzo fa, e alla fine purtroppo i fatti mi hanno dato ragione, perché è difficile poi scherzare con le malattie come ha fatto lui per rimanere accanto a Guardiola lo scorso anno, oppure poi sfuggire per a lungo di fronte ad un problema grave. Quindi io credo che il Barça ha la necessità di ricostruire poi sulla base dell'indicazione del nuovo tecnico. Però per l'immediato io non sono così convinto che possa fare 4 gol al Milan, nonostante poi il Milan in alcune situazioni prende delle imbarcate clamorose, tutto per quanto riguarda i due centrali di difesa. No, però ci sono delle opzioni, capisci? Cioè, è vero che anche io penso sia difficile, però il fatto che il Barcellona abbia l'opzione del 2-0, abbia l'opzione del 3-0 e l'opzione del poter prendere anche un gol in caso di 4 gol all'attivo, insomma c'è una pare, è vero, il punteggio è la cosa però alla quale il Milan è unicamente legato, e deve stare attento comunque a proporsi anche nella partita di questa sera, non solamente a conservare, perché poi se prendi la prima mezz'ora, lo dicevamo anche ieri, sarà fondamentale. Se prendi l'1-0 nel primo tempo, secondo guarda, me c'è un'ipotesi, Flavio, che secondo me il Milan non deve augurarsi per niente, è quella di finire i 90 minuti sul 2-0. Sì, e secondo me a quel punto diventa dura, perché poi dei supplementari al Camp Nou, è vero che in quel caso sempre il Milan può continuare a segnare, nel senso che non è che se segna dopo i supplementari non va bene, dopo i tempi regolamentari dico, però è evidente che giocare i supplementari al Camp Nou diventa poi una bolgia ancor più per ci sono due partite che abbiamo come precedenti delle quali il Barcellona ha perso in entrambe le occasioni. Una è quella contro l'Inter del triplete, sì. 3-1 all'andata e poi 1-0 al ritorno, passò l'Inter, però il Barcellona in 10 contro 11 per tutto il secondo tempo, visto che Busquets venne espulso proprio nella seconda parte della prima frazione di gioco, lo trovò poi il 2-0 al termine di un assedio durato proprio 45 minuti in inferiorità numerica, con Bojan al quale venne ingiustamente annullata la rete per un fuorigioco che non c'era. L'altro è quello della passata edizione, il Chelsea, che poi si laureò campione d'Europa. Il Chelsea però dopo l'1-0 del Barcellona, e sembrava dovesse esserci la famosa rimontata, il Chelsea partiva da 1-0, non da 2, però trovò il gol con Ramirez e quello fu fondamentale. Non so è se vero. Sei d'accordo. Ma l'esempio, se dovessimo prendere come proprio piede di paragone la partita lo scorso anno al Camp Nou, lì è stato un 3-1 che oggi qualificherebbe il Milan, quindi sì. E tra l'altro quello era un altro Barça, secondo me era ancora più forte, quantomeno nelle coppe europee. Poi ha trovato la sfortuna di un Chelsea particolarmente, ecco, baciato dalla Dea Bendata. 2-2 addirittura, perché poi Torres arrivò alla realizzazione. Tutte e due le partite, però la sfortuna di trovare un Chelsea che era proprio predestinato lo scorso anno a vincere la Coppa, perché insomma non gli capiterà mai più una stagione di quel genere. È vero. Con quella fortuna. Pensa che più che Chelsea, io credo Drogba merita. Cioè, io credo che il dio del calcio abbia premiato proprio il giocatore. Poi il resto è tutto contorno. Cioè, tant'è il fatto che sia il Chelsea. Il pallone d'oro sotto certi aspetti. Noi l'abbiamo messo in sigla apposta, no? L'abbiamo messo in sigla apposta. Nella tua sigla, lo ricordiamo tutti i giorni, uno dei giocatori più sottovalutati della storia moderna del calcio. Va bene. Il tuo pronostico per chiudere il discorso? Uno sicuramente. Uno.
Io però penso anche gol. 1 gol, quindi si balla tra il 2-1 e il 3-1, sì. Passa il Milan. Questo si è la... balla tra il 3-1 e il 4-1, quindi dipende, però sono, io credo che il Milan abbia più chance. Tra il 3-1 e il 4-1 con, dice più, 3-1 raggiunto magari alla fine, quindi il Milan potrebbe sfangarla alla fine. Bah, sì, ma tra l'altro poi ricordiamo che dopo questo turno ci saranno i sorteggi per i quarti. Paradossalmente ci potrebbe essere un'autostrada per le italiane, eh. C'è Schalke o Galatasaray, Malaga o Porto. Porto. Sì. Però c'è la possibilità comunque di arrivare in fondo contro una squadra che non sia così performante. Io ho visto anche il Paris Saint Germain in campionato contro il Nancy, se non ci pensa Ibrahimovic finisce male. Finisce male, per cui comunque sia, io credo che qualsiasi squadra italiana in questo momento, sia il Milan che la Juventus, se incontra il Paris Saint Germain in Coppa dei Campioni gli fa male. La Juventus poi, soprattutto poi ci concentriamo su altro, però una piccola parentesi, perché è riuscita a portare in Europa esattamente la stessa qualità che la contraddistingue in Italia, ovvero una grande difesa, cioè la difesa meno battuta d'Europa, e quindi se quella è la qualità, se vale in Italia vale anche in Europa, di fatto diventa una delle favorite. Ma forse ti ricorderai, Fabio, lo dicevamo proprio questo autunno, no? Quando iniziava la fase a gironi, vediamo se la Juve riesce a portare la determinazione che mostra lo Juventus Stadium in campionato e fuori dai confini italiani, perché quello è il vero banco di prova. In Europa poi non ti regala niente nessuno, sono partite complicate. Poi gara dopo gara abbiamo visto proprio crescere lo spirito di questa formazione. Io credo che proprio questa Champions abbia rappresentato l'università proprio stagionale per la Juventus, sì, che sì. Proprio attraverso le partite europee si è sentita più forte anche in campionato. Sì, sì. Stasera io però dovrò tifare Barcellona, anche perché Adinolfi mi ha dato dell'incompetente calcistico, scherzando ovviamente, per che il non fatto sono che, mai belle cose, che no? Io abbia preso il Barcellona stasera, anche se l'ho fatto da underdog, quindi grande coraggio da parte mia, perché il Barcellona in chiave qualificazione è underdog, e quindi insomma domani spero di poterlo poi umiliare grazie anche alle registrazioni che Mirko ha prontamente depositato. Papadir, Papa. Sì. Papa dire oggi inizia, stiamo vedendo proprio in diretta, sì, la messa proleggendo Pontefice. Vogliamo perché... ascoltare che cosa si, ecco, noi lo teniamo in sottofondo, puoi anche parlarci sopra. È un momento importante, anche se non sono convinto che oggi la fumata sarà assolutamente nera, perché il cardinale Scola può, sì, contare su una quarantina di voti iniziali, ma ce ne vogliono 77 per arrivare al soglio pontificio. E ricordiamo le quote al momento, perché vai, ci sono quelle che premiano ovviamente Scola, che è dato 7-1, però il favorito assoluto per quanto riguarda ad esempio il bookmaker irlandese Paddy Power è Mark Ouellet, il canadese, a quanto? Che vale 3-1. Allora, 3-1 per Ouellet. Io ho completamente altro, tu sai che mi baso sul su quel fantastico. Dimmi che hai dito la quota. Allora, no, io ho davanti delle altre quote. Sì. Ho le quote del provider scambio scommesse, quindi senza bookmaker, dove gli utenti scambiano tra di loro, quindi magari non so, qualche cardinale che è iscritto. Ma possiamo dire le quote di Betfair. Betfair, esatto, davanti. Internazionali. Allora, c'è Scola strafavorito a 3,1. Tre, sì, volte la posta, vale. Staccati tutti. Io sono convinto che sarà un papa italiano. Tu, ma lo dico semplicemente per una ragione. Aveva un senso, è vero che questa è la Santa Romana Chiesa e non, nessuno lo discute, e che tutti i cardinali hanno davvero l'obbligo di parlare italiano, perché è poi qui che vengono a studiare nei collegi pontifici, sì. Però il mondo di oggi esige qualcos'altro, anche se Scola poi è un personaggio straordinario, degnissimo, d'altronde come Ravasi, come Bagnasco, quindi l'Italia sarebbe degnamente rappresentata. Io credo che mai come in questo conclave ci siano almeno una decina di porporati che potrebbero essere davvero dei pontifici meravigliosi. Santa Romana Chiesa è anche Scherer, attenzione, però il brasiliano, eh sì, e che vale 6,6 ed è l'inseguitore, seguito da Turkson, da Appia, dal, ecco, Papa Nero. Sui papi africani non ci credi, hanno solo sei cardinali. Turkson, perché nei giorni scorsi purtroppo per lui se ne è uscito con una espressione paragonando omosessuali a pedofili, insomma, che non ha riscontrato il gradimento degli altri cardinali. Il mio personale gradimento era per Oscar Rodriguez Maradiaga, che è il l'arcivescovo Tegucigalpa in Honduras, che vale 8-1 ancora per i magari di Paddy Power. Io ce l'ho a 65. Io so intimamente che lui potrebbe essere il Wojtyla del Sud America, perché è un personaggio straordinario, però si è chiamato fuori lui proprio l'altro ieri dicendo di non sentirsi pronto per il soglio pontificio, quindi chiaramente non sarà votato, non raccoglierà dei voti. Io credo che la rosa possa essere ristretta a Scola, perché ovviamente è quello che parte come favorito Scola nella prima esatto ce l'avrà. Esatto, il cardinal Scherer, l'austriaco von Schörner, e ci metto ovviamente anche Ouellet. Allora, Ouellet che io ho a 15 volte la posta secondo gli utenti che von si scambiano a scontri. Allora,
Christoph, è lui? 17.5. Vabbè, più o meno come le quote di Peri Paolo, da 16 a 1. Quello sì, va bene. Quindi secondo te sarà il prossimo Papa chi? Poi ci aggiorniamo giorno dopo giorno. Mi auguro che se non sarà un europeo, e quindi Schönborn oppure Pedrerdo, l'ungherese, possa essere un americano. Quindi Erdo Marco Ellé o Scherer o un altro personaggio importante del Nord America, perché non Dolan, insomma, anche se poi io credo che magari altri cardinali mal digerirebbero uno statunitense come giornata Papa. Mondiale della gioventù poi sarà in Brasile, tu immagini Scherer la giornata ecco, mondiale della gioventù, dire che forse Olimpiadi, le Olimpiadi saranno in Brasile. Scherer tra l'altro è il rappresentante del paese che più ha il maggior numero di cattolici, esatto, nel mondo, e quindi comunque questo può fare la differenza. Sì, sì. Comunque staremo a vedere, ci aggiorneremo giorno dopo giorno. La prima del Domani dello Sport che oggi è in edicola, avviso aperto, e la foto ritrae Messi e Montolivo, Champions League, due serate di gala in calendario con i ritorni degli ottavi di finale. Sto leggendo il sommario, quello tra Barcellona e Milan che si gioca stasera è insieme il più atteso e il più equilibrato. Quota bassa per il gol, ma piace l'over 3,5 che sfiora le due volte la posta. Con questo ci salutiamo, il Domani dello Sport TS è in edicola, diretto da Carlo Lazzotti, che ritroveremo domani per il commento a questa bella partita. Un grande abbraccio, caro Flavio. Buon calcio, mamma mia che amarezza. Vabbè, ciao Carlo, a domani.